Camilla Borsotti. Intanto ci dici cosa ti è successo quest'estate e come stai adesso? Facendo un esercizio in palestra mi sono rotta due legamenti della caviglia e uno lesionato. E più o meno questo a fine luglio. E però la prima cosa che sono riuscita a fare a livello fisico dopo l'infortunio è stato proprio sciare, perché con lo scarpone la caviglia era bloccata. E quindi diciamo che ho fatto tutta da agosto così, in cui ho fatto riabilitazione, 10 giorni di stampelle così. Poi da settembre ho riniziato a sciare e Marsaglia! Ho fatto un in cui mi sono trovata comunque abbastanza bene a sciare. A livello fisico adesso sto anche cominciando a rifare atletica, diciamo che bene, a parte quell'infortunio, il resto com'è andata la preparazione? La preparazione è bene, metà della mia preparazione è stata di riabilitazione, il resto invece a livello fisico sono riuscita a fare poco, perché comunque con la caviglia bloccata correre, andare in bici non potevo, e quindi più che altro sciando. Adesso io sto bene e vedremo. Senti, ti vedremo sempre in discesa Super G e Super Combinata? Sì, certo. Dal cambio di materiale in gigante mi sono trovata anche molto bene, spero di avere l'opportunità anche di fare gigante, però ovviamente sarò presente in discesa Super G. Gli obiettivi della tua stagione quali sono? Non mi pongo obiettivi, il mio obiettivo è di cercare di andare il più forte che posso ogni gara che faccio. Perfetto, grazie, ciao.